Ciao a tutti, io sono Gianmarco Teodonio, titolare dell'allevamento di casa Teodonio, Springer Spaniel Inglese. Seleziono Springer Spaniel Inglese di più alta qualità venatoria e conforme allo standard. Volevo fare un breve riassunto sullo Springer Spaniel Inglese, che cos'è e le sue caratteristiche principali per chi non è tanto al corrente della razza. Allora, Springer Spaniel Inglese è una razza che è stata riconosciuta nel 1902 da un club canelli inglese. È un cane che, così dire, tutta caccia. Perché tutta caccia? Perché è un cane che può fare, che fa sia il riporto che la cerca. È un cane molto, molto avido, molto robusto morfologicamente, quindi riesce sempre ad adattarsi a qualsiasi tipologia di caccia. Infatti è molto superiore a razze da ferma, che in certe situazioni da caccia che il cane da ferma va un po' in più difficoltà, mentre lui riesce sempre a risolvere la situazione. È un cane che lavora sempre a raggio di fucile, quindi la cacciata è sempre più raccolta da un cane da cerca. L'unica cosa che non ha lo Springer Spaniel Inglese è la ferma, a differenza del setter, del kuzer, del pointer oppure di altre razze, eccetera. È un cane che cerca sempre di caricare, cerca di far involare l'animale, quindi carica l'animale, carica il selvatico e lo fa involare. È un cane che soprattutto è molto bravo nelle situazioni come nei rovi, in canneti, in paludi, nei riporti in acqua. In Italia sinceramente è un po' sottovalutato, perché lo usano principalmente il 90% sul riporto, ma è un cane che può fare benissimo anche altre cacce, come la caccia alla beccaccia, caccia al fagiano, caccia alla quaglia, eccetera. In Italia viene più usato sul riporto dei tordi, riporto con un bacio al capanno. È un cane che ha molta, molta mentalità, è molto obbediente, molto docile, un cane che rispetta sempre il conduttore o il cacciatore, quello che sia, perché è molto obbediente ai comandi.
questa razza negli anni è stata suddivisa un po'. È stata suddivisa in che senso? È stata suddivisa la genetica da lavoro con la genetica da bellezza. Secondo il mio parere è stato fatto anche un gran danno. Perché? Perché come possiamo vedere adesso in giro non vediamo springe spani inglesi tutti uguali o che rientrano tutti nello standard di razza, ma vediamo sempre cani diversi. Perché? Perché vediamo quello con il muso un po' più appuntito, quello con il muso più stoppato, testa grande, testa piccola, più basso, più tozzo. Quindi negli anni è stata un po', diciamo, rovinata questa razza. Però noi cerchiamo sempre di allevare cani morfologici allo standard di razza. Adesso volevo specificare un attimo la morfologica del cane, dello Springer Spaniel inglese, come deve essere, i punti fondamentali della razza. I punti più fondamentali della razza sono le orecchie, che le punte devono toccare alla punta del naso, deve avere un cranio molto largo, la testa deve essere più lunga del muso e l'attaccatura delle orecchie deve essere orizzontale all'attaccatura degli occhi. Deve girare su un'altezza dal piede al garese sui 50-51 cm e deve pesare sui 20-21 kg, insomma, poi cambia sempre svariatamente dal maschio alla femmina, la femmina è sempre un po' più piccolina, comunque il peso siamo sui 20-21 kg. È un cane molto robusto, è un cane che non ha paura dell'acqua, del freddo, ha un pelo molto, molto fitto, insomma. Questa razza si è evoluta negli anni perché? Perché è un cane bello da vedere, ma anche bravo a caccia o nelle prove. È un cane che si può fare benissimo esposizione, perché è un cane bellissimo. I mantelli variano dal bianco fegato, che sarebbe il bianco marrone, e dal bianco nero. Noi principalmente abbiamo anche bianco fegato tricolore. Però lo standard di razza dello Springer Spaniel inglese deve essere almeno bianco fegato o bianco nero. Adesso spiegherò un attimo, farò un breve discorso sul nostro allevamento per far capire chi siamo, come è nata questa passione e come si sta evolendo, insomma. Niente, noi questa mia passione è nata perché adesso porto avanti tutto io l'allevamento, ma è nato da mio padre questa passione per i Springer Spaniel inglese, che nel 97-98 circa comprò una coppia di Springer da due allevamenti diversi, uno dalla Bandalata e uno da Eredi Denari. Il maschio era bianco-nero e la femmina bianca-fegato. Erano due cani fortissimi, a caccia, molto avidi, con tanta venacità, ma non rispettavano tanto la morfologica di razza. Negli anni questo ceppo si è evoluto e abbiamo portato avanti sempre questa genetica che adesso, insomma, portiamo avanti, che ci dà molte soddisfazioni. Soprattutto i nostri clienti rimangono sempre soddisfatti del nostro lavoro. Noi, appunto, il nostro punto di riferimento è cani da caccia. Noi non facciamo né prove enci su selvaggina né esposizioni canine, ma non perché non abbiamo ausiliari adatti, ma perché il nostro punto di riferimento è allevare cani da caccia. Questo lo volevo specificare perché molti mi chiedono, fanno domande: ma se compro un cucciolo posso fare esposizione canina? Puoi fare esposizione canina, si può fare, perché i nostri cani rientrano tutti nello standard di razza. Però il nostro punto di riferimento è prima di tutto fare un cane da caccia, perché, come dico sempre ai miei amici e ai miei clienti, una razza da caccia prima di tutto deve andare a caccia. Poi
Se un cane è bravo a caccia, ha tanta mentalità e rientra nello standard di razza, puoi fare sia prove di bellezza che sia prove su selvaggina. Siamo partiti con 4, 5, 6 cani in canile, adesso siamo arrivati a 20, 21 cani in canile. Abbiamo un nuovo canile, molto adibito per i nostri ausiliari, per i nostri clienti che vengono a trovarci. Per questo volevo ringraziare tutti i nostri amici, i nostri clienti che ogni giorno ci contattano e ci chiedono informazioni sui nostri cani. Adesso abbiamo anche un furgone adibito per trasporto cani, quindi possiamo viaggiare anche all'estero con tranquillità e i nostri ausiliari stanno comodi, insomma, anche sia per allenare che per cacciare. Niente, ho fatto questo piccolo riassunto per, come ho detto già prima, per specificare il nostro allevamento e per far capire a delle persone che cos'è lo Springer Spaniel inglese per chi non è tanto al corrente della razza. Con questo vi saluto e voglio ringraziare tutte le persone che credono in me e credono in noi e nei nostri cani. Adesso la nostra capostipite è la bianconera, la Daisy, che adesso ha 12 anni, il nostro maschio bianco fegato Sicce, come potete vedere sulla pagina Facebook e su altri siti, insomma. Da lì abbiamo creato un ceppo che adesso portiamo avanti, perché sono cani belli da vedere ma sono anche bravi a caccia, e quello quella è la nostra fortuna principalmente. Poi negli anni abbiamo cercato sempre di allevare cani in taglia, però che rendono soddisfatti sempre i nostri clienti. Aspettiamo sempre tutti a braccia aperte, perché prima di tutto siamo una famiglia. Volevo salutare tutti e volevo ringraziare tutti.